I miliziani dell'ISIS decapitano un altro ostaggio occidentale, il terzo in un mese, è il cooperante britannico David Haines, di 44 anni, sequestrato in Siria un anno e mezzo fa. L'esecuzione in un video messo online dai jihadisti del califfato, nel quale si annuncia anche la condanna a morte di un altro inglese rapito. Prenderemo gli assassini, promettono Cameron e Obama. La guerra è una pazzia dalla quale l'umanità non ha ancora imparato la lezione, visto quante ce ne sono ancora in corso. Papa Francesco all'Angelus Domenicale ribadisce quanto già detto ieri al Sacrario di Re di Puglia in occasione del centenario dall'inizio della Grande Guerra. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a pregare per i cristiani perseguitati nel mondo, ma tanti, mai come tanti, ha detto. Renzi si prepara ad una nuova sfida con l'Unione Europea. La prossima legge di stabilità potrebbe non ridurre deficit e debito come prevedono gli obiettivi europei, ma puntare su misure per la crescita. In cambio però ci sarebbe un'accelerazione sulle nuove regole del mercato del lavoro. Avete un'agenda ambiziosa, ma dovete attuarla. Lo ha incalzato il commissario europeo Katainen. Domani nuovo voto in Parlamento per eleggere i due membri della Corte Costituzionale, ma dopo la rinuncia di Catricalà, bocciato anche dai parlamentari azzurri, Forza Italia non ha ancora trovato l'intesa su un altro candidato. A rischio anche Luciano Violante, blindato dal PD. Ora si ridiscute tutto, dice infatti Paolo Romani, mentre Fitto scuote il partito. Noi, opposizione troppo silenziosa, prepariamoci al voto anticipato. Le favorite al titolo, Juventus e Roma, restano a punteggio pieno in vetta alla classifica e bianconeri superano l'Udinese con un super Tevez che segna e che fa segnare Marchisio. La squadra di Garcia passa ad Empoli, non senza difficoltà, grazie ad un autogol del portiere toscano su tiro di Nainggolan. Oggi le risposte delle altre big della Serie A, che non vogliono perdere il passo del duo di testa. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7 e buona domenica. Dunque, in primo piano c'è la guerra del terrore dei miliziani dell'ISIS che hanno rilasciato un terzo video con la decapitazione di un altro ostaggio occidentale. Questa volta si tratta di un cittadino britannico, un cooperante, si chiama David Haines ed era stato rapito in Siria nel 2013 insieme ad un italiano, Federico Motta, poi successivamente rilasciato. Un omicidio barbaro ha tuonato Barack Obama, che si prepara ad una offensiva vasta aerea sull'Iraq, ma anche per la prima volta sulla Siria, mentre David Cameron in una conferenza stampa poco fa ha parlato anche lui di un omicidio rivoltante commesso non da musulmani ma da veri e propri mostri che saranno assicurati alla giustizia, anche se Cameron ammette che per combattere i miliziani estremisti ci vorrà del tempo. Per questo Matteo Renzi parla della necessità di una risposta unitaria da parte della comunità internazionale e dell'Europa in particolare. Ammazzano senza pietà e spiegano anche perché. L'incappucciato sembra quello degli altri video e dice: quest'uomo britannico, ironicamente un ex militare, paga per la tua scelta, Cameron, di mandare armi ai Peshmerga curdi per combattere lo Stato Islamico e perché, come i tuoi predecessori, non sai dire di no all'America. Questi sono gli ultimi minuti di vita di David Haines, cittadino britannico con due figli di 4 e 17 anni. Messaggi dell'ISIS a chi farà loro la guerra, recita il cartello all'inizio del video. Messaggi alla coalizione in fieri per contrastare la follia integralista di questa gente? No, solo violente esecuzioni sommarie. Tre in un mese, da James Foley a David Haines, passando per l'ebreo americano Stephen Sotloff. E quest'altro uomo, anche lui britannico, Alan Henning, potrebbe essere il prossimo a cui l'ISIS taglierà la testa in mezzo al deserto di Raqqa o alle porte di Mosul, da qualche parte comunque conosciuta tra Siria ed Iraq. David Haines aveva 44 anni, un ex militare esperto in sicurezza per le ONG, organizzazioni non governative che durante ogni guerra recente si spingono in teatri di battaglia. Aveva una lunga esperienza maturata tra Croazia, Sudan e ora in Siria, dove lo rapirono proprio quelli delle bandiere nere dell'ISIS un anno e mezzo fa. L'aguzzino mascherato parla per un minuto e poco più e dice ancora: alla diabolica alleanza che vuole sfidare lo Stato Islamico diciamo fermatevi e lasciate in pace il nostro popolo, tanto non vincerete mai la guerra,
anzi state già costruendo la vostra fine. Sprezzanti, come due giorni prima, minacciando di colpire l'Europa, la Siria cristiana e, dicono da Baghdad fonti dei servizi di intelligence irachena, forse anche Papa Francesco. L'uccisione di Heinz comunque rafforza, almeno a parole per adesso, l'asse Londra-Washington. David Cameron ha riuniti i vertici militari e dei servizi britannici. Barack Obama gli promette collaborazione. La morte di Heinz poi potrebbe fugare quei dubbi che ancora serpeggiano nella City circa un diretto coinvolgimento militare della Royal Air Force e delle forze di Sua Maestà tra Siria ed Iraq, dove sarebbero già arruolati o in procinto di esserlo ben 930 cittadini francesi richiamati dalla Jihad tra le fila dello Stato Islamico. 36 sarebbero già stati uccisi sui 350 già operativi con i mitra in mano, tra loro anche 60 donne, cifre preoccupanti diffuse in mattinata a Parigi dal Ministero dell'Interno. Sono una vittima inglese, ma forse anche un boia inglese. Ecco allora che il premier britannico, appunto nel corso della conferenza stampa, come vi dicevo poco fa, ha anche dichiarato che il paese è disgustato dal fatto che un britannico tra le file dell'ISIS possa avere compiuto lo spregevole assassinio di David Haines. E poi c'è il pontefice che questa mattina nel corso dell'Angelus è tornato a parlare contro tutti questi conflitti che affliggono il mondo e che sono ormai quasi una terza guerra mondiale dispiegata su più focolai. Papa Francesco ha detto che la guerra è una pazzia della quale l'umanità non ha ancora imparato la lezione. Sentiamolo. Papa Bergoglio durante l'Angelus ancora una volta pronuncia parole che non erano previste nel discorso ufficiale. Ricorda il suo viaggio ieri a Re di Puglia nel sacrario che custodisce 100.000 soldati italiani della Grande Guerra. Ricorda i numeri del conflitto, numeri che definisce spaventosi, 8 milioni di soldati e 7 milioni di civili uccisi. Ma Papa Francesco non può dimenticare che dalle guerre di ieri si è arrivati a quelle di oggi. Questo ci fa capire quanto la guerra sia una pazzia della quale l'umanità non ha ancora imparato la lezione, perché dopo di essa ce n'è stata un'altra seconda mondiale e tante altre che ancora oggi sono in corso. Ma quando impareremo noi questa lezione? Il pontefice indica l'unica strada possibile per il mondo cristiano. L'odio e il male vengono sconfitte con il perdono e il bene, per capire che la risposta della guerra fa solo aumentare il male e la morte. Il Papa non cita la violenza dei miliziani dell'ISIS, non parla dell'ultimo ostaggio britannico ucciso, ma parla dei cristiani perseguitati nel mondo. Pensiamo con commozione a tanti nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati e uccisi a causa della loro fedeltà a Cristo. Questo accade specialmente là dove la libertà religiosa non è ancora garantita o pienamente realizzata. Persecuzioni che ricorda Bergoglio ci sono anche lì dove la libertà e i diritti umani sono tutelati, ma dove poi in realtà i credenti vengono ugualmente discriminati. Questo l'Angelus domenicale di Papa Bergoglio, ma domani è lunedì e per Governo e Parlamento comincia una settimana davvero impegnativa, visti appunto gli impegni su più fronti dall'Europa e lo strascico polemico con il commissario finlandese Katainen sul tema della flessibilità delle riforme, che a questo punto ha sottolineato appunto lo stesso Katainen ieri all'Ecofin di Milano, vanno assolutamente applicate anzi realizzate, ma per questo si sa sono necessarie ampie convergenze. A chi era diretto esattamente quel messaggio spedito da Renzi sull'allenatore dalla testa dura che, sostenuto dai tifosi, costringerà a giocare bene i suoi calciatori forti, ma che non si passano la palla? Ai suoi ministri che non lo assecondano sui tagli, o piuttosto alle varie anime del PD che alla vigilia di appuntamenti decisivi in Parlamento vorrebbero frenare sulle riforme, o ancora all'NCD di Alfano, alleato di governo, per richiamarlo a fare squadra?
Di certo, la presa di posizione sembra allontanare la tentazione del voto già nella prossima primavera. Non mollo, vado avanti, l'altro avvertimento di Renzi, che a conferma di questa volontà, dopodomani interviene a Montecitorio per presentare il programma dei 1000 giorni. Un termine medio-lungo indicato dal Presidente del Consiglio per chiudere la complessa partita delle riforme entro la fine della legislatura. Ma anche per rispondere all'Europa e alla sfida lanciata dal commissario all'economia Katainen sul rispetto degli impegni presi, Renzi conta di accelerare almeno su una delle riforme chiave, quella del lavoro. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere entro settembre al Senato, per poi avere il via libera anche dalla Camera, prima della metà di ottobre. Entro il 28 novembre dovrebbe arrivare la terza ed ultima lettura in Senato, giusto in tempo per presentarsi 2 giorni dopo alla nuova Commissione europea con la riforma in tasca. Ma il progetto ambizioso dovrà superare i dubbi dei calciatori forti che però non si passano la palla. La cancellazione dell'articolo 18 serve solo a rendere ancora più ricattabili i lavoratori e a ridurre le retribuzioni. Coerentemente all'agenda neoliberista che ha continuato a dominare l'Ecofin si mette di traverso Stefano Fassina dall'ala sinistra del PD. Ma i dubbi sono condivisi da Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro, che parla addirittura del rischio di acuire tensioni sociali. L'articolo 18 è stato innovato 2 anni fa all'epoca di Monti. Perché modificarlo di nuovo, prende le distanze Damiano? Ma la cancellazione è stato uno dei cavalli di battaglia del nuovo centrodestra con Alfano, che durante l'estate è tornato più volte sull'argomento, indisponibile a compromessi. Così, per evitare polemiche dolorose e tenere la squadra unita, la soluzione potrebbe essere quella di tirare fuori dalla riforma l'articolo 18 e rinviare la partita all'emanazione dei decreti l'anno prossimo. Ecco, tra un mese ci sarà il varo della nostra legge di stabilità, qualcosa a cui guarda con grande attenzione Bruxelles, che si è dotata di un nuovo esecutivo piuttosto rigorista. Renzi però insiste su flessibilità in cambio di riforme e su investimenti per il rilancio della crescita. Le luci sul vertice Ecofin informale di Milano si sono appena spente. Apparentemente si è ricucito ogni strappo tra il supercommissario Katainen e il premier Renzi. Unica vera notizia, secondo le parole del ministro Padoan, è che sulle riforme ci sarà un controllo europeo. Ma al di là degli annunci ufficiali, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, per il bene della crescita il governo italiano sarebbe pronto a non rispettare i suoi obiettivi di rientro dal deficit e dal debito. Con la legge di stabilità, che presenterà tra un mese esatto, l'esecutivo non si atterrà alla lettera alle prescrizioni del Fiscal Compact. Rispettare cioè il cosiddetto obiettivo europeo di medio periodo, il pareggio di bilancio calcolato al netto delle fluttuazioni dell'economia. Il nostro paese mirerà piuttosto a rilanciare consumi e investimenti, avvalendosi proprio di quella maggiore flessibilità reclamata finora senza successo ai rigoristi tedeschi, finlandesi e austriaci. Come dire, Berlino, Francoforte, Helsinki e Vienna fanno orecchie da mercante e si ostinano a ripetere che le regole di risanamento dei bilanci statali si rispettano e basta? Bene, Roma procederà dritta e a testa bassa con le riforme. E poco importa che la crescita rischi di far salire il rapporto deficit-PIL al limite estremo, quel temuto 3% che già una volta, dall'ottobre del 2009 al maggio del 2013, è costato all'Italia le severe bacchettate dell'Unione e procedure di infrazione. Per il premier Renzi, del resto, se l'Unione pensa solo allo spread, non ha futuro. Il differenziale tra i tassi di interesse che i diversi Stati dell'Unione devono corrispondere ai sottoscrittori dei propri titoli di Stato è importante, dice il capo del governo italiano, ma non può condizionare l'economia di un Paese al punto da immobilizzarla. All'Ecofin si è discusso anche dei mini bond europei che, a detta di Padoan, saranno oggetto del lavoro della Commissione e della Banca Europea per gli investimenti in vista della prossima riunione. Si tratta di un piano già in atto in Italia, ha ricordato il ministro dell'Economia. Dopo il loro inserimento nel decreto competitività, a giugno abbiamo emesso 1 miliardo di mini bond. La 2 giorni milanese Eurogruppo Ecofin oramai si è chiusa e a chi gli chiede un bilancio, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, risponde in modo pragmatico. Il Paese resta con i suoi problemi. Questa dunque è l'agenda strettamente politica ed europea che si inserisce naturalmente in un vasto contesto economico sempre molto delicato, con la crescita che è peggiore rispetto ai mesi precedenti, come ci ha ricordato in settimana la BCE, Banca Centrale Europea, che si riunisce sempre di giovedì per diffondere i suoi temuti bollettini. Però giovedì prossimo ci sarà anche un altro evento a cui i mercati, a cui l'economia guarda con grande attenzione. Vediamo qual è.
Quella che si apre domani è una settimana che avrà un giorno soltanto, il giovedì. Se per questo avrà anche solo 2 ore, la prima scoccherà al referendum scozzese sull'indipendenza che tiene lancette e fiato sospesi. La seconda alla Banca Centrale Europea, che avvierà il programma di rifinanziamento a tassi stracciati. Il famoso TLTRO, dove il senso di tutto sta nella T iniziale, sta per targeted, finalizzato. Quei soldi avranno, insomma, un obiettivo preciso, gli europei, per renderli indipendenti, ma dalla crisi. A Francoforte, come in Scozia, il confine è decisivo. Qualcuno tenta di far passare il voto nel Regno, ancora unito, come evento di costume, ma riguarda valanghe di capitali, soldi e affari. Altrimenti non si spiega perché Royal Bank of Scotland, una delle più grandi banche del mondo, tra un sondaggio e l'altro abbia scelto di rassicurare la City, spiegando che se vincessero i Kilt, lei porterebbe la sua sede legale a Londra. Qui pagherebbe insomma le tasse e quindi stanno più tranquilli anche quelli delle entrate inglesi. A 4 giorni dalle urne cresce l'allarme tra banchieri, industriali, economisti. Non è folklore. La Scozia è più europeista dell'Inghilterra. Tutti spergiurano di no, ma a Bruxelles qualcuno sorride. Cameron ha autorizzato il referendum e se perde è tutta colpa sua. La Scozia si porterebbe dietro il suo petrolio, di cui è ricca. Si traccerebbero confini, ci sarebbe allora il problema immigrazione e via di questo passo. La Scozia che se ne va farebbe male. Secondo un rapporto del governo inglese con la secessione, gli scozzesi dovrebbero però accettare di pagare 189 sterline l'anno in più per le loro bollette, ma è appunto un rapporto del governo di Londra che cita perfidamente anche i rischi di un aumento dei prezzi e della disoccupazione. Bullismo lo ha definito Alex Salmond, leader del partito nazionale scozzese, gran populista ma anche grande giocatore d'azzardo con il pallino dei cavalli. Sarebbero avanti le bombette unioniste, il fronte del no all'indipendenza, ma c'è una grande fetta di indecisi. A 1000 chilometri da Edimburgo a Francoforte le indecisioni sono state invece superate. Giovedì la BCE aprirà i rubinetti per la prima tranche dei 400 miliardi di euro da erogare alle banche europee con i soliti tassi regalo, lo 0,25%. Regalo che gli istituti dovranno però girare all'economia reale. La fetta più grande della torta spetterà alla Germania, 95 miliardi, 77 alla Francia e 75 all'Italia, intesa come sistema bancario che con la sinistra prende e con la destra dovrebbe ridare. Condizionale, sempre d'obbligo. Una doccia scozzese dopo l'altra, fidarsi non è più così semplice. Poi c'è anche il delicatissimo tema della giustizia con la riforma naturalmente, ma anche perché domani in Parlamento si ricomincia a votare per eleggere i 2 giudici della Consulta della Corte Costituzionale. Dunque sono sedute di Camera e Senato riunite per eleggere questi giudici che appunto spettano al Parlamento. E questo dopo le numerose fumate nere che sono avvenute in settimana, inizialmente perché i partiti, PD e Forza Italia in primis, non avevano dato indicazioni sui nomi, poi perché non c'era una convergenza di vedute all'interno degli stessi partiti su questi 2 nomi che erano stati indicati. E infatti quello fortemente voluto da Silvio Berlusconi e da Forza Italia, che è Antonio Catricalà, ha fatto un passo indietro, ha ritirato la propria candidatura perché non voleva continuare e non intaccare la sua immagine professionale. Qualcosa che a molti ha fatto pensare che potesse far vacillare anche la candidatura, quella voluta dal PD, quella di Luciano Violante, anche se il partito invece mantiene l'indicazione. Domani il Parlamento torna a votare ed il PD blinda la candidatura di Luciano Violante per la Consulta. Il vice segretario Guerini rilancia sui requisiti di competenza ed autorevolezza di Violante, ma anche lui sa che nel caso di un nuovo nulla di fatto la strada si farebbe difficile per l'ex presidente della Camera, che non può contare sul pieno appoggio del suo partito ma anche di Forza Italia. Lo scenario che il PD teme di più è un eventuale voto con scheda bianca da parte del partito di Berlusconi, che ancora non ha deciso su chi puntare dopo la rinuncia di Catricalà, e il nome non sarebbe quello di Donato Bruno. Forza Italia si è divisa su Bruno e Catricalà, ma se si ricompattano su un nome la partita si chiude, fa sapere il capogruppo del PD alla Camera Speranza. Di diverso avviso pare Romani, capogruppo di Forza Italia al Senato. Violante finora non ha ricevuto il parere favorevole della maggioranza qualificata del Parlamento, dice, e fa sapere che ora si ridiscute tutto. Il nuovo patto per la Consulta
consulta è complessivo, si riparte da zero, ma aggiunge Romani, sono fiducioso che lunedì pomeriggio troveremo la soluzione. A pesare su Forza Italia anche le altre questioni interne, con le polemiche sollevate da Raffaele Fitto, sostenitore delle primarie, che non ha gradito le esternazioni della senatrice Maria Rosaria Rossi, fedelissima di Berlusconi. C'è bisogno di riaffermare la nostra identità, dice stamattina l'eurodeputato a Sky, invita ad aprire un confronto all'interno di Forza Italia che sostiene rischia di essere percepito come un'opposizione silenziosa che rischia di perdere credibilità. Allora le elezioni, quando saranno, sono frutto di una assunzione di responsabilità innanzitutto di Renzi e della sua maggioranza, che dovrà dire che i 1000 giorni, che dovrà dire che il 40% delle europee, che dovrà dire che il lavoro fatto e le promesse fatte, le indicazioni fatte in questi giorni sul fronte delle riforme, del rilancio del nostro paese non era vero. Noi dobbiamo accelerare il nostro dibattito al nostro interno per essere pronti in qualsiasi momento. Questo è il compito che spetta all'opposizione. Se almeno... In un'intervista al Fatto Quotidiano, la fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale, dice che Renzi le piace per quella cattiveria che ha e che serve in politica, una cattiveria che, secondo la Pascale, mancherebbe invece a Berlusconi. È una domenica in famiglia quella di Massimiliano Latorre, il fuciliere della Marina che è rientrato, che è atterrato ieri in Italia. Si trova adesso a Taranto con la sua famiglia per curare i postumi di una ischemia che lo aveva colpito a fine agosto. Un permesso che è però provvisorio, si tratta di 4 mesi concessi dalla Corte indiana, che si è fatta anche dare un'assicurazione scritta dal governo, un'assicurazione di rientro. Ora che Massimiliano Latorre è tornato a casa, i familiari invocano il silenzio. Il fuciliere di Marina, in attesa di giudizio insieme a Salvatore Girone per la morte di 2 pescatori indiani, ha 4 mesi di tempo per curarsi a Taranto, tra le pareti domestiche, dopo l'ischemia che lo ha colpito a Nuova Delhi 2 settimane fa. Nella speciale licenza accordata dai giudici della Corte Suprema indiana fino al prossimo 13 gennaio, il sottufficiale del reggimento San Marco sarà seguito da un'equipe medica militare. Per lui, almeno inizialmente, nessun contatto con i giornalisti, nessuna dichiarazione, nemmeno attraverso comunicati, una linea del silenzio concordata con gli avvocati, adottata fin dal momento del suo arrivo ieri pomeriggio in Puglia all'aeroporto di Grottaglie. Per Latorre, invece, un filo diretto costante con Salvatore Girone, l'altro militare del reggimento San Marco, che resta bloccato a Nuova Delhi in attesa che si sbrogli la matassa. Con una soluzione diplomatica ancora tutta da costruire, oppure attraverso la lunga strada dell'arbitrato internazionale. Dopo innumerevoli rinvii, la Corte Suprema indiana, nell'udienza fissata il prossimo 22 settembre, potrebbe decidere se riconoscere o meno, ai fini del futuro processo, gli elementi di accusa raccolti dalla NIA, la polizia antiterrorismo, che si è occupata del caso in seconda battuta, dopo le prime indagini svolte dalle autorità giudiziarie del Kerala. Dall'India l'unico segnale forse incoraggiante giunto negli ultimi mesi è che il nuovo procuratore generale designato dal premier indiano Modi è l'ex avvocato dei Marò Mukul Rohaji. Tutto questo assumerà un'importanza relativa se il governo italiano deciderà formalmente e in via definitiva di non riconoscere la giurisdizione indiana, come più volte è stato annunciato. Intanto il caso dei Marò, che fin dal primo momento agita le acque della politica, continua a raccogliere la solidarietà nel mondo del calcio. Dopo le adesioni nelle scorse settimane di alcune squadre nei campionati della Lega Pro e dopo quella della Lazio, anche il Genoa oggi a Firenze scenderà in campo con il fiocco giallo appuntato sulla maglia, il simbolo adottato dai promotori dell'iniziativa Liberi Subito. Ecco, infatti oggi è giornata di calcio, ieri ci sono stati gli anticipi che hanno visto la vittoria della Juventus e della Roma, mentre in questo momento sta giocando la Sampdoria contro il Torino, la Sampdoria che è in vantaggio 1-0. Juventus e Roma, sempre loro. Il campionato è ripartito nel segno delle rivali più attese, che nei primi 180 minuti della stagione hanno viaggiato con uguale passo. 2 vittorie, 3 gol fatti e 0 subiti. I bianconeri hanno la stessa fame degli anni scorsi e soprattutto sembrano giocare a memoria, con Allegri che ha subito fugato i dubbi nati dopo l'addio di Conte. Il nuovo tecnico si è presentato in punta di piedi, senza per il momento stravolgere filosofia e modulo consolidati, con il risultato di mettere sotto il Chievo all'esordio e l'Udinese ieri sera allo Stadium, per il 20° successo di fila nel Fortino torinese.
La rete di Tevez in avvio di gara e il raddoppio di Marchisio nel finale hanno steso i friulani, tenuti in partita solo dalla poca lucidità sottoporta dei campioni d'Italia, che hanno creato molto e sprecato tanto, dominando il match nonostante l'assenza di 4 titolari. E adesso sotto con la Champions League. Martedì a Torino arrivano gli svedesi del Malmo. È proprio l'imminente debutto nella coppa più prestigiosa ha condizionato la Roma. A Empoli i giallorossi hanno disputato una partita al risparmio, con il pensiero già rivolto alla sfida di mercoledì con il CSKA di Mosca. Garcia ha preferito preservare Totti, Gervinho e Iturbe, privando la squadra di fantasia e creatività. La manovra ne ha risentito, ma i 3 punti sono arrivati ugualmente, con l'autogol del portiere toscano Sepe su conclusione di Nainggolan, in una delle poche azioni offensive della Roma, che l'ha spuntata con quel briciolo di cinismo tipico comunque delle grandi squadre. Juventus e Roma a punteggio pieno, ma oggi sul gradino più alto della classifica potrebbero salire anche Napoli e Milan. I partenopei, che affrontano il Chievo al San Paolo, vivono un periodo difficile per la complicata convivenza tra il presidente De Laurentiis e il tecnico Benitez, che vede misteriosi complotti e chiede sostegno a tutti per puntare allo scudetto. Problemi opposti invece per Inzaghi, costretto a tenere a bada l'entusiasmo di un Milan che nel posticipo di Parma fa debuttare Torres contro Cassano. E a proposito di bomber, nuovo esame per Zaza. Dopo il boom con la nazionale, l'attaccante del Sassuolo vuole spaventare l'Inter di Mazzarri. È il momento di una breve pausa pubblicitaria, tra poco saremo di nuovo qui con aggiornamenti delle notizie. Eccoci di nuovo qui. Allora, prima di chiudere, torniamo sull'offensiva dei miliziani dell'ISIS con cui abbiamo aperto il telegiornale e contro cui, ha detto Matteo Renzi, bisogna rispondere in modo unitario. David Cameron dunque ha parlato di ogni misura necessaria che la Gran Bretagna è pronta a fornire per aiutare lo sforzo internazionale contro questo estremismo islamico, che niente ha a che fare con l'Islam, con la religione musulmana. In proposito, il governo australiano ha annunciato il dispiegamento di 600 soldati negli Emirati Arabi. Abbiamo avuto, dice il governo australiano, la prova della malvagità del movimento con l'uccisione, l'ennesima uccisione di David Haines, e questo è composto da 200 militari, 400 aviatori. E nelle ultime ore, infatti, ha detto il premier australiano, l'ordine è arrivato proprio, l'impulso è arrivato proprio dalla Casa Bianca, che ha chiesto di contribuire con forze per una possibile azione militare in Iraq e poi sappiamo probabilmente anche in Siria. Grazie per essere stati con noi. Do subito la linea a TG Cronache con Raffaella Di Rosa. Arrivederci.